Qui siamo all'interno della piscina, andiamo in quella coperta prima, eccoci qua, si passa da qua, c'è un passaggio, benissimo, 25 metri. Un'altra porta piccola, invece uno spazio molto grande. Uno spazio molto grande, grazie, eccoci qua. E questa è una grande piscina affacciata su quella scoperta a 50 metri, si ecco. Riprendono gli stessi elementi, no? Architettonici. Sì, le vetrate, le pensiline gettanti. Abbiamo gli spalti originali dell'epoca che sono rimasti. Sono ordinate semplicissime in cemento che sono arrivate, queste per fortuna intatte. Intatte. Perfettamente conservate, una cosa. Queste intatte. Questa piscina è caratterizzata anche un po' da questo lastrone gigantesco, continuo, con questa sezione particolare. Sì. È tutto in travertino, servono blocchi di partenza, normalmente sì. Sono tanti dadi, diciamo, esatto. Separati uno per corsia, in questo caso invece formano questo bordo così possente, così caratterizzante, diciamo, di questa vasca, e diventa un enorme pancone poi su cui si può anche certo. Sedere. Qua poi ci sono le travi che abbiamo visto anche nella palestra e il soffitto invece è diverso, modificato negli anni. Benissimo, adesso andiamo a vedere magari l'esterno, si riesce a uscire anche da là oppure no? Sì. Già che ci siamo, così vediamo, questa è la piscina classica che viene utilizzata no, durante l'estate, questa fuori invece durante l'estate, anche oggi c'era... Comunque anche questa è in funzione, perché in caso di maltempo si può andare qua, certamente. Qua si esce, c'è il classico parco, la piscina che conosciamo, con gli spalti sotto i quali sono tutta l'impiantistica delle vasche, che dovrebbe essere messa a posto anche quella, no? Sì, anzi, direi okay. Che lì ci sono fra gli interventi più cospicui da realizzare. Qui un po'... Tutta impiantistica pressoché originale. Qui si vede il fronte invece dell'immobile degli spogliatoi. Sì, la galleria delle docce. La galleria delle docce. Che servono sia la piscina scoperta che quella scoperta. Che è quella scoperta. Quindi, le qualità sono concentrate. Un po' di prato, qualcuno che nuota, in fondo il bar che andremo a vedere e adesso potremo andare a vedere un attimo gli spogliatoi. Andiamo a vedere come li progettarono gli spogliatoi Vaccaro Vitellozzi.